Signori, buongiorno. Questa giornata, questo riconoscimento per me è veramente il massimo della soddisfazione e mi sono sempre considerato un ingegnere così di terza categoria, ma un ingegnere del terreno. In nome della legge, io, rettore Guido Saracco del Politecnico di Torino, conferisco ad Amilcare Merlo, nato a Cuneo il 24 novembre 1934, la laurea magistrale ad honorem in ingegneria meccanica. Immensamente onorato. Grazie molto. Io oggi mi sento di poter dire ai giovani: osate, tutto cosa è possibile, perché chi non osa non riceverà mai nulla. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Desidero solo prendere qualche momento del vostro tempo per comunicarvi una cosa importante per me di questa giornata. Questa mattina il rettore magnifico del Politecnico di Torino mi ha concesso la laurea ad honorem in ingegneria meccanica. È una cosa emozionante perché, presa in tutta la sua dimensione, rappresenta la sintesi della mia vita, la storia dell'azienda ed il lavoro che tutti insieme abbiamo creato. Vorrei ringraziare veramente tutte le persone che mi hanno seguito in questi tanti anni, che hanno costruito con me tante cose che potremmo oggi considerare quasi impossibili. Abbiamo creato e siamo riusciti a superare anche le difficoltà più impensabili. Ringrazio mia sorella, mia moglie, che sono state le anime che mi hanno seguito nei momenti più difficili, e sono stati moltissimi, ma con la buona volontà, con la collaborazione, siamo riusciti a superare. Oggi siamo qui in una realtà invidiata, vorrei quasi dire. E quindi è una cosa meravigliosa sentire le tante persone che si complimentano, che vorrebbero unirsi con noi e che si propongono per fare delle innovazioni, per portare avanti questi nostri progetti. Io credo sia un momento magico che dobbiamo seguire in una maniera molto organizzata. La faremo, perché oggi la Merlo è un nome in tutto il mondo e dobbiamo avere questo obiettivo tutti insieme. Chi vuol crescere lo farà. Oggi è il mio 86esimo compleanno. Grazie al buon Dio che mi ha fatto arrivare fin qui. Mi auguro mi possa concedere ancora qualche anno per farvi arrabbiare. Volevo dire una parola difficile, ma per farvi arrabbiare. E quindi dovrete supportarmi ancora per qualche momento. Concludendo, ringrazio i miei figli che da tanti anni seguono questa attività. Ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito sin dall'inizio e quindi a queste persone dedico questa mia laurea e questa soddisfazione che può solo essere di tutti noi. Sono certo che le opportunità che abbiamo oggi sono incredibili. Credo faremo delle cose meravigliose tutti insieme. Grazie a tutti.